Ciao da Arsim! La Juventus all'improvviso ieri domenica 12 luglio ha comunicato che Marco Re non è più il Chief Financial Officer, cioè non è più il responsabile dell'area finanziaria della Juventus. Le reazioni sui social sono state direi abbastanza prevedibili. Ma chi è Marco Re? No, davvero, molti tifosi se lo sono chiesti perché hanno ammesso anche, tra virgolette, l'ignoranza di non conoscere questa figura, questa persona chiave, di vertice, apicale all'interno della Juventus. Però è molto importante cercare di capire che cosa è successo e che cosa sta succedendo. Io ve lo dico subito, non vi darò una certezza, non vi darò una ricostruzione, diciamo, completa ed esaustiva, perché non ci ho capito molto neppure io, o meglio, le reali ragioni secondo me sono ancora imperscrutabili. Bisognerà aspettare forse qualche settimana per capire anche il futuro di Marco Re eventualmente altrove. Però è bene capire una cosa, e lo dico subito, ci può stare l'ignoranza, ci può stare il disinteresse, ci può stare il fatto che appunto non importa più di tanto chi siano i dirigenti della Juve, a parte Agnelli, Nedved e Paratici, che sono noti a tutti. Però è anche giusto ammettere e constatare che una figura come Marco Re equivale ad una figura come Fabio Paratici, Pavel Nedved, Andrea Agnelli, un po' meno di Andrea Agnelli perché è presidente, ma equivale ad una figura come Maurizio Sarri, come Cristiano Ronaldo. È chiaro che noi guardiamo la partita, siamo tifosi, e quindi Ronaldo fa il dribbling, Ronaldo fa l'assist, Ronaldo fa il gol, Dybala, De Ligt e quant'altro, Sarri fa il cambio, fa delle dichiarazioni, fa delle scelte, vince o perde le partite, quello è, diciamo, è la cosa che più emerge, la cosa più impattante, è la cosa che assorbiamo e la cosa che percepiamo. È normale, è umano questo. Però andando oltre, e nel calcio di oggi è molto importante, essere tifosi significa anche conoscere e riconoscere l'importanza di una figura che non si percepisce in maniera palese sul campo, come quella di un responsabile finanza. Perché? Perché sono uomini chiave, perché dietro Cristiano Ronaldo, dietro Sarri, dietro tutto quello che vediamo, le maglie pure, le scelte di marketing, ci sono questi uomini qui, ci sono queste persone che lavorano quotidianamente, fanno scelte, compiono azioni ed operazioni di cui poi percepiamo appunto la ricaduta diretta, automatica, in tutto quello che poi è maggiormente palese, maggiormente percepibile. E cioè, se vediamo una determinata squadra in campo, determinati giocatori, con una determinata maglia, con determinate, cioè, è frutto anche di questo lavoro. Quindi è giusto anche uscire, tra virgolette, dall'ignoranza e riconoscere che la separazione di Marco Re dalla Juventus è una cosa molto importante, ma molto importante per il tifoso. Poi possiamo anche disinteressarcene, ripeto, ma resta una cosa molto importante, da riconoscere come molto importante. È un po' come se fosse stato cambiato l'allenatore ieri, capite? È un po' come se fosse stato cambiato l'allenatore, perché anche l'allenatore è un responsabile, è un chief dell'area tecnica. E quindi è stato cambiato un responsabile di un'altra area, che è quella finanziaria della Juventus, con delle ricadute diverse rispetto al cambio di allenatore. È normale che il cambio di allenatore sarà sempre più chiacchierato e sarà sempre più appunto percepito maggiormente da parte del tifoso, da parte della gente, da parte dell'opinione pubblica, però a livello di importanza strategica, a livello di struttura, di organigramma, è di grande importanza anche le scelte, in questo caso la separazione, ma le scelte che sono a monte rispetto agli incarichi settoriali di una grande azienda come la Juventus. E allora che cosa è successo e perché questa notizia può anche avere risvolti negativi? È successo che la Juventus appunto ha comunicato sul suo sito di aver risolto, quindi è stato interrotto questa esperienza, questo percorso di Marco Re con la Juventus, cioè non è più il responsabile finanza, il Chief Financial Officer, carica che ricopriva dal 2018, dopo l'epoca Marotta. Ecco, appunto, 2018, i cicli dei dirigenti alla Juventus, o comunque in generale, parliamo di società quotate in borsa, quindi ci sono delle tempistiche che non sono neanche tanto scelte dalla Juventus nello specifico, ecco, in questo caso sono triennali, quindi teoricamente l'incarico di Marco Re sarebbe scaduto ad ottobre-novembre 2021, come anche quello di Paratici, quindi un altro anno e qualcosa, diciamo un altro anno e mezzo. Ed infatti Marotta, che è stato cacciato, cioè nel senso, con Marotta la separazione, per quanto edulcorata, è stata sicuramente brusca, è andato via a scadenza.
cioè andò via alla fine di quel ciclo, proprio con il CDA e l'assemblea degli azionisti del 2018. Quindi il fatto che Marco Re sia andato via così all'improvviso è una cosa importante, che ripeto, può avere anche delle ricadute negative, perché possiamo arrivare a pensare diverse cose. Intanto vediamo qual è il percorso di Marco Re. Marco Re è entrato nella Juventus in realtà dal 2000, quindi è stato un uomo Juve per 20 anni, è stato un uomo Juve per 20 anni. E a che cosa ha lavorato in particolare? Negli anni passati alla quotazione in borsa della Juventus, quindi ha lavorato una cosa molto importante. In epoca più recente, da CFO ha lavorato al bond Juventus, all'emissione del prestito obbligazionario del febbraio 2019, che ricorderete che fu fatto un po' per riequilibrare la liquidità dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, e che in uno con l'aumento di capitale che è stato fatto invece nei mesi scorsi si è trattata dell'operazione più importante a livello finanziario della Juve negli anni recenti. Quindi è stato un uomo chiave. È un po' come appunto un allenatore che ti porta a vincere uno scudetto, un calciatore che stabilisce un record. Marco Re ha avuto questa importanza nella storia della Juventus, provando a metterli in parallelo. Ed era anche, diciamo, responsabile delle scritture contabili, dirigente preposto. Quindi praticamente affiancato a Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer, quindi CRO, e Fabio Paratici, Chief Football Officer, quindi responsabile dell'area calcio sportiva. E è stato sostituito, Marco Re, altra cosa molto importante, da Stefano Bertola. Bertola? Credo di sì, l'accento credo sia giusto. Che però sarà Chief Financial Officer pro tempore. Quindi la Juventus ha sostituito Marco Re con un altro uomo Juve, perché Bertola è alla Juve nel CDA dal 2005, era già in questo momento Chief of Staff e Investor Relator, è di Torino, classe 68, è entrato nel 2001 in IFI, che poi è stata assorbita da Exor, e da lì, diciamo, la sua trafila nel mondo Juve, nella famiglia Agnelli. Ma, quindi tutte cose positive, sicuramente una persona validissima, ma è stato scelto, come anche dirigente preposto alle scritture contabili, pro tempore. Quindi, questa separazione di Marco Re con Juventus non era programmata, non era una cosa che era stata già decisa. È una cosa che è arrivata all'improvviso e a cui la Juve ha fatto fronte con una strategia comunque valida, cioè prendere un altro uomo già all'interno della società che già svolgeva mansioni simili, assimilabili, e metterlo lì in quella posizione per diciamo provare a dare continuità, ma comunque pro tempore, che pro tempore può anche significare in realtà che bisogna aspettare, diciamo, le tempistiche, ecco, dell'assemblea degli azionisti piuttosto che del CDA, non lo so, per confermarlo, e quindi quel pro tempore è solo un'addizione, diciamo, formale, è solo una formalità, ma di fatto sarà Bertola il sostituto di Marco Re. Però intanto le tempistiche non lasciano pensare ad una scelta appunto voluta in maniera serena e programmata. E quindi che cosa è successo? Ripeto, difficile capirlo. Però davvero può essere tutto. Può essere che ci sia stato un litigio tra Marco Re e qualcun altro della dirigenza. Per litigio naturalmente intendo delle incomprensioni programmatiche sul lavoro da fare. Può essere quindi che c'è stata una difformità di vedute. Può essere che ci sono stati degli errori commessi da Marco Re, per esempio, o dalla sua struttura, dal suo pilastro all'interno di Juventus, di cui però lui è responsabile. Può essere che Marco Re abbia scelto di fare altre, di andare da altre parti, quindi abbia fatto altre scelte a livello professionale, e quindi tra poco scopriremo che Marco Re, non lo so, adesso è dirigente dell'Inter, per esempio. No, in realtà magari è uscito dal mondo del calcio e ha deciso di fare tutt'altro. Molto difficile che si tratti invece di motivi personali o familiari, perché credo che in quel caso sarebbe stato scritto. Invece la Juventus dice: ringraziamo Marco Re per tutto quello che ha fatto per la Juventus e gli auguriamo il meglio per le sue prossime scelte e opportunità professionali. Quindi è un saluto, è una separazione abbastanza serena nei toni, nei modi e nelle parole, però che lascia qualche dubbio sulle reali motivazioni. E di qui possiamo passare a pensare, non necessariamente in maniera catastrofista e non necessariamente in maniera maliziosa, ma con un certo realismo, che Marco Re sia il primo di una serie di novità all'interno della dirigenza. Cioè, si era detto tante volte, cacciamo Paratici, qualche tifoso dice cacciamo Paratici, non ne posso più di Paratici, è un incapace, se ne deve andare.
I più moderati dicono, io sono tra questi, ha fatto degli errori ma ha fatto anche delle cose buone, forse avrebbe bisogno di essere affiancato, comunque diamogli fiducia. Poi c'è chi lo difende a spada tratta, non si può toccare Paratici perché è sempre così, poi magari Paratici va via e diventa lo schifo dello schifo e poi viene un altro che in questo momento nessuno conosce e quello che nessuno conosceva diventa da difendere a prescindere. Ecco, lasciando stare i due estremi, nel mezzo la verità, dove si trova spesso, è che Paratici dovrebbe andare a scadenza pure lui nel 2021, come anche Marco Re. E quindi, siccome Agnelli aveva anche sottolineato questo aspetto dei cicli triennali e delle tempistiche più volte, sottolineando però anche che ognuno poi sarà valutato sulle sue responsabilità di settore, quindi Paratici per lo sport, Re per la finanza, Ricci per la parte commerciale, allora può darsi che se è andato via Marco Re vada via anche Fabio Paratici. Non è detto adesso, non per forza adesso, però questa cosa ci fa capire che non è intoccabile Paratici, che non è detto che debba arrivare per forza a scadenza nel 2021. Può succedere anche una rivoluzione interna, di cui qualcuno adesso sta parlando. Cioè, è andato via Marco Re, la Juve sta pensando di riorganizzare e ci saranno altre teste che salteranno, tra virgolette. Che poi in realtà non è così, perché, ecco, per il momento quello che possiamo percepire è che Marco Re non avesse fatto nulla di dannoso alla Juventus, anzi le cose stanno andando benissimo dal punto di vista finanziario. Poi è chiaro che c'è una crisi, è chiaro che la Juve non è brillantissima dal punto di vista della liquidità, dal punto di vista dell'indebitamento, ma queste sono cose anche, diciamo, fisiologiche, operative, perché si sta cercando di fare degli step per portare la Juve a livelli più alti anche a livello finanziario, e tanti risultati sono stati già raccolti in quest'ottica, in questo senso, per cui non c'è un'evidenza che ci fa pensare è stato mandato via perché. Che Marotta, si era detto quasi subito, è stato mandato via perché non voleva Cristiano Ronaldo, poi il rinnovo di Khedira e altre cose, oppure altre operazioni, Higuain, per esempio. Ecco, il caso Higuain, che pesa sull'esperienza Marotta alla Juve, può essere una di quelle evidenze che ti porta a dire è stato mandato via per quello. Su Marco Re non abbiamo idea dall'esterno. Però ci fa semplicemente pensare questa cosa, che è possibile che i dirigenti della Juventus vadano via prima della scadenza, e possiamo astrattamente anche aspettarci una separazione da qualche altro dirigente, compreso eventualmente Fabio Paratici, nell'ottica quindi di altre novità, non necessariamente di una rivoluzione ma di un cambiamento che potrebbe essere in atto da parte della Juventus, e noi non ci abbiamo ancora capito nulla. E questo motivo ulteriore per cui è molto importante sapere chi è Marco Re e questa storia, diciamo, che c'è stata questa separazione, perché può avere delle ricadute importanti anche per il tifoso, sebbene in molti casi, cioè in questo caso, il tifoso molte volte si sveglia all'improvviso e dice ecco, ma chi è Marco Re? Non ne sapevo nulla, e non ne percepisce la reale importanza, che invece c'è. Spero di essere stato chiaro e poco ripetitivo, ma non credo, sono stato abbastanza ripetitivo. Comunque nei commenti fatemi sapere come la pensate. Ecco, se credete a questa ipotesi della rivoluzione, del cambiamento ulteriore di altri nomi, altre teste all'interno della Juventus. In ogni caso mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per i prossimi contenuti che andrò a realizzare. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!